Ok, a questo punto tentiamo l'ultima battaglia della serie di quest secondarie di Tomage. La pace rubata. Nel tempio sull'Isola del Vento, il passaggio verso l'Auralite è bloccato da mostri profanatori. Aumentano sempre di più e questo forse ha a che fare con gli avi pirati. Van, dovete intervenire. Bene, ce la proviamo. Non so il livello, però, siccome è una missione che va completata adesso, quindi prima di andare avanti nella storia, non possiamo assolutamente lasciarcela scappare. Sono ancora più numerosi della volta scorsa. Eh sì. La pace rubata. Sono tutti Atomos. In questo tempio gli Yari selvatici non dovrebbero entrare. Ci pensiamo noi, Liud. Gliela insegneremo noi a quelli la via di casa. Ok, elimina tutti i nemici. Allora, che io sappia, qui non ci sono altari, quindi dovremmo cavarcela. Ah, ho visto anche un nuovo nemico. Il nuovo nemico è questo. Un budino verde. È debole al fuoco. Potrei anche cambiare gli Esper e al posto della Sylph mettere il Pyros. Quindi faccio così. Ok. Direi che per il resto mi va bene così. Potrei anche andare a vedere i patti nuovi, eh. Potrei anche andare a vedere i patti nuovi. Andiamo a darci un'occhiata. Allora, noi ne abbiamo due. Però non possiamo prendere altre cose di rank 2. Nel senso, li possiamo prendere ma non li possiamo usare. Per cui io sono tentato di prendere la salamandra. Poi magari non la userò. Qui abbiamo il gin. Ok, vabbè. Ora che abbiamo qualcuno in più, però io terrei. Ecco, non so. L'Atomos con chi ha dei problemi? Ha dei problemi col fuoco, lui ha problemi con la terra, e questi qua li conosciamo tutti. Sono un po' deboli al fuoco e un po' deboli alla terra, quindi io potrei sostituire. Sì, potrei sostituire questo con la salamandra. Proviamo. Ecco qua tutti i nostri. Che carine le salamandre. Sembrano dei cinghialotti. Allora, abbiamo qua subito dei nemici. Vediamo se riusciamo ad avere la meglio su di loro. Sono di elemento che ha problemi col fuoco, quindi in effetti vengono giù benissimo, grazie alle nostre nuove salamandre. Perfetto. Nessuna perdita, quasi nessuna ferita. Qui abbiamo due nemici di elemento fulmine, che quindi hanno problemi con l'elemento terra. E noi abbiamo due Esper di elemento terra. Il salto di Liud già ha fatto la sua parte. Eccoci. Ecco qua, il primo è già andato, il secondo lo seguirà a breve. Poi ci prendiamo anche questo bel mucchio di cristallo. Il terzo pool è di Atomos. Sono soltanto tre. Di che livello sono? Livello 10, quindi gli dovremmo passare sopra. Sto guardando intanto la stanza centrale, è davvero inquietante. È davvero inquietante. Mamma mia. E non potremo fare a meno che scontrarci con loro alla fine. Ecco che arrivano i primi colpi, ovviamente Liud arriva per primo. Li chiama praticamente, i nemici non riescono a colpirlo in tempo. Arrivano i colpi a base fuoco anche di Kaites. E ora si continua. Allora, possiamo andare di qua. Qui ho visto che c'era uno scrigno. Ah no, ci sono delle ossa. Sono solo pochi nemici. Sono nascosti, però ci sono qua dietro. Attacco questi. Mi pare siano tre in tutto questi cani elettrici. Ma non vedo nessun rischio. Primo ci ha lasciati, il secondo sta morendo e adesso ci buttiamo sul terzo. Se sono di livello 10, anche se sono tanti, ce la facciamo come di comodi.
Praticamente nessuno dei nostri compagni Esper è finito in giallo, quindi non vedo perché preoccuparci, anche se davvero bisognerebbe tenere presente il fatto che sono qualcosa come 8 nemici tutti insieme. Noi siamo 15, mi pare di aver fatto il conto. Ok, le ossa le abbiamo prese. Qui c'è una patrol, che potrebbe essere fastidiosa, ma sono soltanto 4 nella peggiore delle ipotesi. Iniziamo proprio da loro. Eliminati. Passiamo all'altro gruppo. Tutto a posto. Andiamo al terzo gruppo, che era stanziale, non era una patrol, quindi avremmo dovuto affrontarli per forza adesso. Mentre eravamo in attesa di cure, arrivano dei cani elettrici. Vediamo di fraggarli velocemente. Sì, è tutto a posto, ce l'abbiamo fatta. Proseguendo giù di qua, ce ne sono altri, però sono belli sparsi. Quindi non sono molto ammucchiati. Dovremmo avere veramente. Ah, però ne arrivano altri. Qui sotto ce ne sono tanti. Ma finora non ho visto veramente nessuna preoccupazione. Io direi che non c'è nulla di cui preoccuparsi qua almeno. Qui c'è ancora un cagnetto da solo praticamente, poi ce ne sono un botto qua sotto. Magari li faccio fuori tutti assieme adesso. Allora, intanto eliminiamo il primo, andiamo sugli altri. Si sentono i colpi dei pugni e degli schiaffi come nei film di Bud Spencer. Comunque, non penso che sia una citazione voluta. Estraiamo qualcosa dalle ossa, poi capiremo come agire col craft. Io direi di muoverci su queste melme, così non ce le lasciamo indietro. E poi andremo avanti, ultimo corridoio, poi l'ultima stanza, sperando di poter prendere i nemici un poco per volta. Sono scettico, però ci proveremo. Ok, è tutto fatto, passiamo ai gli ultimi cani elettrici, agli ultimi 4 cani elettrici. Il primo è isolato, quindi verrà tritato, penso. Ecco qua, infatti, il salto di Liud è stato decisivo. Passiamo agli ultimi, che fanno da guardia a questa ultima porta che nella missione originale era chiusa da un pulsante, che si trovava in un angolo qui. Il primo cane non ha chiamato l'attenzione degli altri. Sono tutti cani non solidali. Si fanno attaccare uno per volta. Molto bene. Ok, ci tocca l'ultima stanza. Allora, ci avviciniamo. Ah, arrivano, arrivano, arrivano. Arrivano di loro iniziativa. Il che mi va più che bene. Partiamo dal drago. Gli Atomos hanno preso dei danni, non so da dove, però uno di loro è morto subito. Drago è andato. Sì, direi che veramente non abbiamo problemi. Qua non c'è più nient'altro. Perfetto. Ci manca un drago. Praticamente non abbiamo subito danni. No, abbiamo perso un Esper adesso. Poco male. Missione compiuta, questa era l'ultima della serie di missioni di Tomage da completare prima del completamento del capitolo 3, quindi siamo perfettamente in linea con le nostre missioni. Tutti i nostri personaggi sono di livello 13, a parte il povero Van che ho lasciato a livello 12 ma con pochissimi punti che gli mancano, quindi poi faremo le dovute sostituzioni, magari proprio al posto di Bagamnan riuscirò a far entrare Van. Nell'elenco degli oggetti vediamo una toga da mago,
che andremo a posizionare nel nostro inventario. Non è possibile, gli ari selvatici che profanano un tempio. Liud è dubbioso. Saranno stati invocati dagli avipirati. Che delinquenti. Non solo rubano i tesori, ma impediscono anche agli Aegil di vivere in pace e tranquillità. Proprio brutta gente. L'unica cosa che possiamo fare è intervenire nei casi che ci segnalerà Tomage. Van, non saranno sempre solo missioni pericolose, vero? C'ha sempre paura, povero Kaites. Rieccoci sulla mappa principale, andiamo a vedere le missioni di Tomage per accorgerci che ce n'è ancora una. Libertà è poter scegliere. Guardate che gli avipirati che hanno causato tante disgrazie sull'Isola del Vento sono nel tempio di Gukumakur. Il vostro Tomage si è dato tanto da fare per scovarli, ora tocca a voi. Quindi, non erano tre, come pensavo, ma quattro. Quindi andremo immediatamente, a vedere questa missione, vediamo cosa si può fare. C'è una cutscene dove ci fa vedere un avio pirata con tre curatori intorno. L'avio pirata è lo stesso che ha invocato tutti quei ragni nella prateria. Ok, è lui che si è fatto strada e ha imparato a utilizzare i suoi poteri. Chi si vede? I difensori della giustizia. In tanti parlano di voi. Perché non sparisci? Non ti vergogni? Io sono un pirata perché dovrei vergognarmi. Ok, lui dice che ognuno deve essere libero di poter fare le proprie scelte. E noi siamo contrari a questa idea quando le proprie scelte possono danneggiare gli altri. Quindi, ci prepariamo allo scontro. Bene, come promesso, ho tolto Vagamnan per mettere Van. Abbiamo già un altare a nostra disposizione, quindi possiamo invocare subito qualcosa. I nemici sono davvero, davvero tanti. Sono davvero tanti. Quindi, Van, altri di questi. Allora, vediamo come agire. Qua abbiamo già un nemico. Salamandra e Salamandra. Ah, decido di attaccarci subito. Di che livello sono? Sono di livello 13, quindi da non sottovalutare. Però, per ora è andata bene. Passiamo a questi. Ok, aspettiamo un paio di cure e poi ci muoviamo. Allora, qui ci sarebbero due altari. Ah, ma qua c'erano dei nemici nascosti. Dannazione, non me l'aspettavo. Allora, vediamo. Non me l'aspettavo questa mossa da parte del gioco. Eppure un attimo fa li avevo visti, che c'erano. Allora, abbiamo perso ecco qua. Un volante. Cavolo, ci attaccano tutti in combo. La vedo veramente dura. Dovrei anche provare a scappare. Vabbè, proviamo ad affrontarli, vediamo cosa succede. Da questo lato i nemici hanno subito preso delle botte da Liud, quindi potrei cercare di eliminarli una volta per tutte. D'altro canto, qua c'è un curatore, che sarebbe meglio toglierci subito dalle scatole. Vediamo se ce la facciamo. Direi di sì. Ok, ultimo nemico. Ce n'è uno qui. È un avio pirata. Abbiamo perso un Esper di Kaites. Lo andiamo subito a recuperare. Perfetto. Allora, andiamo a prenderci questo. Poi andremo a prenderci l'altro. Qua c'è un goblin, forse due. Sono uno sopra l'altro oppure uno da solo. È uno da solo, ok. Lo abbiamo eliminato, eliminiamo anche questo. Ah, continuano a uscirne mentre cerchiamo di conquistare l'altare.
Piano piano ce la stiamo facendo. Di qua è uscito giusto un paio di salamandre, ma poca roba. Poi qui sopra abbiamo quattro nemici e qui abbiamo l'ultimo pool. Non mi pare che vogliano cercare di portarsi avanti con nuove vocazioni. Cioè, i nemici spuntano. Ah, ma c'è anche un altro gruppo di quelli nascosti qua. Vabbè, affronterò anche loro. Vado qui e poi affronto tutti. Benissimo, questi sono andati, ci pigliamo l'altare. Questo goblin poverino è saltato fuori per prendersi un sacco di botte. Ok, l'altare è nostro. A questo punto ci muoviamo su questo avio pirata. Intanto evochiamo. Invochiamo un curatore e un altro di questi. Mi sembra che stia andando tutto molto bene, eh. In effetti la battaglia è in furia, però stiamo tenendo bene botta. Le cure sono buone, quindi praticamente i nostri personaggi non hanno nessun rischio. Qui c'è un goblin. Ah, però fa da esca, maledetto. Andiamo a distruggere questi prima. Sì, adesso sta cominciando a tirarli fuori dall'ultimo altare. Adesso sta facendolo. Prima era rimasto lui e pochi altri lì fermi senza nuove vocazioni, al che speravo di poterne fare fuori praticamente 4 nell'ultimo pool. Ok, questi li abbiamo fatti fuori, passiamo a quelli che stanno scendendo, perché il nostro avversario ha deciso di venirci incontro. Il che è stupido da parte sua, perché se facciamo fuori lui vinciamo. Penso. Sì, infatti. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo un 14° livello per il buon Liud. Abbiamo fatto un sacco di punti, eh. Bene, quindi abbiamo tutti al 13. Ah, Van non è passato. Peccato, Van non è passato, ma per pochissimo. Medaglia marina, 3 auraliti e 1500 gil. Fantastico. Io credevo che gli avi pirati fossero tutti valorosi amanti dell'avventura. Povero Kaites, ha sentito solo i racconti di Van e Valtir. E invece ci sono anche quelli che rubano e seminano terrore. Solo voi siete diversi? A parte noi, c'è giusto Valtir e basta. Non sono tutti uguali, ognuno è libero di scegliere la propria strada. Quindi è d'accordo con il tizio di prima. No, noi siamo buoni e lo rimarremo. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra scelta. Sì, loro vogliono vivere un sogno perché sono dei ragazzini che hanno voglia di divertirsi e di fare del bene. A questo punto direi che con le missioni secondarie di Tomage siamo a posto. Andiamo giusto a controllare che non ce ne siano delle altre, a sorpresa direi proprio di no. Non ci resta altro che andare avanti con la missione principale, quindi tuffarci nel capitolo 3.